Ciao a tutti, allora ciao Elio, il video che sto facendo è riferito al tuo post per quanto riguarda, diciamo, i sistemi per poter schiarire una foto scura. Ce ne stanno tantissimi, il tuo, diciamo, è un metodo, i tuoi due metodi sono due metodi validissimi. Ma ce ne stanno, cioè in Photoshop ce ne stanno talmente tanti, bisogna vedere, diciamo, come la vuoi schiarire, se la vuoi schiarire in bianco e nero, se la vuoi lasciare a colori. Comunque, diciamo che la lasciamo a colori come l'hai fatta te. Allora, uno dei metodi è questo. Andiamo, prima di tutto copiamo sempre il livello. Poi, allora, vediamo se mi ricordo. Allora, uno è l'esposizione. Questo è uno che possiamo aumentare, l'esposizione, cioè lo spostamento e la gamma dei colori che possiamo sistemare anche, quindi viene, diciamo, bella contrastata, anche come possiamo fare così, insomma, regolarla a piacere come meglio crediamo, se no abbassare, se abbassiamo si schiarisce di più, però è poco contrastata. Vabbè, diciamo, ecco, forse è troppa esposizione. Questo è un metodo, diciamo che è un metodo valido anche questo qua. Poi passiamo a un altro, elimino questo e c'è il metodo delle curve, questo qua. Qui possiamo regolarci anche da qui la luminosità, basta giocare un pochetto con le curve. Ed ecco qua, e abbiamo un risultato discreto, diciamo. Poi, vabbè, chiaramente ci stanno anche quelli che hai usato te e possiamo aggiungerli. Dunque, torniamo indietro perché non ho neanche sdoppiato il livello. Allora, rifacciamo un attimo. Possiamo schiarire anche parecchio, insomma, forse un po' troppo, così si vedono anche le pieghe. Ok, poi ci stanno praticamente i metodi di fusione, si chiamano questi qua. Tu hai usato, non so che cos'era, non mi ricordo, che è scolora, mi sembra, questo qua. Però ci stanno anche altri e consiglio sempre di provarli. Uno, si basta cliccare sul primo, andare giù col tasto freccia e scorrere, scurisce, moltiplica, colore blu, c'è lineare, schiarisci, scolora, colore scolore scherma, e ce ne stanno svariati, insomma, colore più chiaro. Questi sono tutti i metodi di fusione. Sottrai, dividi, luminosità, questo qui anche caruccio. Mettiamo qui, schiarisci. Ecco qua, insomma, una bella differenza, no? Poi possiamo anche regolare, continuare a regolare con la luminosità e il contrasto. Possiamo anche togliere un po' di contrasto se troppo, così, o addirittura
addirittura proprio con questo qui direttamente, cioè eliminiamo questo un'altra volta, riduplichiamolo, prendiamo luminosità e contrasto, dove sta? Eccolo qua, e con questo anche, insomma, questo è il più semplice che ci sta, prendiamo il contrasto. Prima, eccomi. Cioè, anche con questo se lo schiarì. Poi ce n'è un altro ancora, ma ce ne stanno una miriade. Allora, possiamo usare il dunque, dove sta? Bilanciamento colore, scenatura, dovrebbe essere bilanciamento, no, no, non è questo. Allora, valori tonali, curve, eccoli qua, valori tonali, anche con questo possiamo intervenire benissimo, quindi da qui possiamo schiarire questo qui, il nero, come sempre metto all'inizio della curva. Poi con diciamo, la tonalità dei grigi possiamo schiarire ulteriormente. Ecco qua. Questo è un altro metodo, insomma. Possiamo schiarire all'infinito proprio. Cioè, addirittura parla quasi trasparente da qua. E questo è un altro. Poi cosa ci può essere? Vediamo, allora, colorato mai, vabbè, per quello per bianco e nero lo sappiamo. Dunque, tonalità e saturazione. Questo vabbè, serve per la tonalità. Anche da qui si potrebbe schiarire e aumentare un po' di saturazione, però serve per, diciamo, per altre cose questo qua, cambia un po' le tonalità. Diciamo che può schiarire anche questo qui, però diciamo schiarisce le varie tonalità dei colori più che l'immagine, ma può mantenere i colori originali schiarendo, diciamo, che ne so, la parte del rosso, la parte del corpo, il bianco, eccetera, eccetera. Questo non è male, anche questo. Prendiamo un po' leggero.